E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di World Dragons Ita Channel dedicato esclusivamente alle basi, come costruire una base. Se non l'avete già fatto, cliccate il tasto in basso iscriviti per non perdervi nessuno dei nostri video tutorial e mi raccomando, se vi piace, pollicione in su perché tramite i vostri pollicioni in su ci faremo conoscere come comunità. Noi siamo un team di World Dragons, ci chiamiamo World Dragons Ita. Spero che vi uniate presto a noi, ma non perdiamoci in chiacchiere. Via con la sigla e col nuovo video. Ed eccoci qui sul mio account per parlarvi appunto di questo video dedicato alla costruzione di una base cazzuta forte. Allora, prima regola fondamentale, prima cosa da stabilire è che non esiste una filosofia corretta per costruire una base. Ogni player ha la sua filosofia di gioco. Ci sono dei consigli che può seguire, altri che non seguirà, ma la cosa essenziale è, da capire è questa. Ci sono due tipi di base fondamentalmente, una lunga e una corta. Ciascuna di queste due basi, tipi di basi, tipologie di basi, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non esiste una regola che dice è meglio una e meglio l'altra. Ok? Ma io vi devo dire cosa cambia tra le due. Per la mia esperienza di gioco, va meglio una base corta. Io ho una base relativamente corta, poi dopo vi spiego il perché. Ma parliamo prima delle basi lunghe, visto che io ho una corta, vi parlo prima delle lunghe, così chiudiamo il discorso. Una base lunga ha come privilegio che vi può far sviluppare, maxare prima il livello di gioco, quello che vedete in cima alla mia testa. Io sono un 56, quindi una base lunga, avendo tante build, tante torrette da maxare, da potenziare con la legna, vi fornirà tanti punti esperienza e potrete maxare più velocemente di livello. Contrario di una base corta che, avendo poche build, poche torrette da maxare, ogni una di queste ci vorrà tantissima legna per maxare perché cresceranno sempre a un livello molto alto e ogni livello che raggiungerete ci vorrà più legna per maxarla, quindi troverete più difficoltà nel crescere di livello. Ma come contro cosa ha la base lunga? Come contro ha che se c'è un player che sicuramente sarà più forte di voi, ve la butta giù tutta perché guadagnerà più rabbia durante gli attacchi, avrà più tempo alla barra della rabbia per crescere, quindi se troverà delle isolette iniziali facili da buttare giù, arriverà al 70% della distruzione dell'isola molto più facilmente, molto molto più facilmente. Quindi magari arrivata già a metà base avrà raggiunto il 60%, ci vorrà un altro 10%, quindi un altro paio di torrette e vincerà la battaglia. Quindi non è detto che debba distruggere tutta la base al 100%, per vincervi basta il 70%, ve lo ricordo, a meno che non sia in war e si vuole consumare un altro drago, quindi buttare giù con tutto un drago, quindi bisogna fare il 100% con un solo drago. Vi ricordo che al 70% la base è sconfitta, voi avete perso. Quindi questo è l'handicap più grave. La base corta invece, una base corta renderà la vita molto difficile a chi vi attacca. Ovviamente parlo di un livello magari quanto il vostro, poco più alto, ma renderà la vita più difficile all'attaccante, anche da espugnare magari con un solo drago. Io, per la mia esperienza di gioco, evito se devo fare scorte, se devo fare una war un po' più impegnativa, evito di attaccare i giocatori con la base corta, a parte perché sono ancora scarso come livello, sono solo un 56, ma proprio per esperienza di gioco, anche i giocatori che hanno il mio stesso livello ma hanno una base corta, evito di attaccarli perché mi buttano giù due draghi se non tre, se non sto attento. Quindi questa è la prima cosa che dovete sapere, Ora, come piazzare, come cominciare, se siete dei player alle prime armi e volete dei consigli su come piazzare queste torrette di difesa e le build per
per la produzione di legna e carne, ve lo dico io, sono consigli, voi potete piazzarle dove volete, ma il consiglio che vi do è di cominciare in questa maniera qua, magari anche di finire crescendo con questa posizione qua. Passiamo alla prima isoletta, quella da 5 pezzettini qui, e vedete che io ho piazzato subito le build per la produzione di legna e carne. Con in mezzo, vabbè, sono solo 2 e 2, non è che ne posso mettere di più, in mezzo gli ho messo un bel cannoncino. Così vi consiglio di cominciare. Passiamo poi subito al pezzettino di isoletta successiva. Vedete che io ho piazzato questi tipi di difese qui, misti, non sono monotematici. Cosa significa essere monotematici? Magari tutte torri della tempesta, o tutte torri del cannone, tutte torri dell'arciere. Io vi consiglio vivamente di evitare di fare un isolotto monotematico. Il perché? Il perché potrebbe essere semplice: se un giocatore che vi attacca vede che voi avete uno o due isolotti monotematici, magari, che ne so, tutte torri della tempesta, tutte balista, lui prenderà per buttarvi giù subito, senza subire tanti danni, quell'isola, quella base, un drago che magari ha la protezione contro la balista, magari che ha una protezione contro le torri della tempesta, eccetera, eccetera, o magari piazzerà un boost a un drago suo che è sprovvisto di queste difese, ma che piazzandoci questo boost l'avrà, lo otterrà, quindi vi distruggerà subito la parte di isola e magari tutto il villaggio. Ora, io vi consiglio di mischiare in questa maniera qua. Io ho messo una blu che toglie, quindi rabbia, blocca la rabbia, la crescita della rabbia al drago avversario, una dark che gli infligge parecchi dannucci, una torre del ghiaccio, una torre del fuoco e una torre della tempesta. Tutto misto. Il totem ve lo spiego dopo con le rune. Passiamo avanti. Quest'altro isolotto qui ho fatto un misto balista, cannone, rossa, blu. Il mio consiglio, ripeto, il mio consiglio è quello che a ogni isolotto bisogna mettere una rossa e una blu, una torre della magia rossa e una torre della magia blu. Vi ricordo che una blocca la crescita della rabbia, l'altra sottrae rabbia al drago avversario. Ultimo isolotto che ho, perché io non considero quello da due pezzi che vedete in cima, l'ultimo isolotto che ho è questo con fulmini, trabucco e torre della tempesta. Lasciamo stare la Dark Flat Tower, che io ho piazzato qui solamente perché ho appena finito l'evento fortificazione, l'ho dimenticata qui. Ma queste due torrette oscure, questa del ghiaccio e questa del fuoco, andranno in magazzino appena si finisce di maxare la blu che vedete qui impalcata. Ok? Me ne approfitto per dirvi che qualunque edificio voi maxate lo dovrete sempre mettere in cima alle vostre difese, più lontano possibile, perché il drago nemico che attacca non la vedrà, è disattivata, non attaccherà. Quindi voi, se la piazzate, che ne so, la piazzate al centro di questo isolotto qui, quella impalcata, perderete una torretta di difesa e quindi perderete la possibilità magari di fare più danni al drago avversario. Quindi va sempre posizionata, a mio parere, lontano qui su un isolotto che non serve. Vi ripeto, io questo isolotto qui che vedete dove c'è l'impalcatura alla blu, per me nulla, non c'è vuota per il momento, ok? Io vi consiglio, quindi, quando incominciate il gioco, di sviluppare questa porzione di isola qui, portando ciascuna torretta fino al 20. Una volta che avete maxato tutte le torrette di difesa al 20, passate a quest'altra porzione, maxate tutte le sue torrette fino al 20 e passate ancora avanti. Io vi consiglio, anche a livelli alti, di fermarvi per potenziare sempre gli stessi. Come fate a fare punti nell'evento fortificazione se ogni pezzo magari vi costa tantissimo? Che ne so, se io vado a cliccare sul trabucco e vado a fare migliora, mi ci vorranno 1500
154.000 pezzi di legna, che per il mio livello sono tantissimi. Come farete a fare punti? Ma semplicemente prendendo dal vostro magazzino, cliccando su una posizione vuota. Vedete, io nel magazzino ho vari pezzi che sto maxando ogni volta che c'è divento fortificazione, perché non posso ovviamente trovare tutta quella legna ogni volta, ma durante l'evento fortificazione, solo durante quell'evento, tiro fuori una di queste torrette dal magazzino, puff, vado a cliccarci sopra, gli spendo della legna adeguata che ho conservato, maxo quello, faccio punti, poi magari a fine evento o durante anche lo stesso evento faccio metti in magazzino e la faccio scomparire. Rimarrà sempre livellata, maxata, ho guadagnato punti evento, ma rimango con una base corta. Quindi questo è un altro consiglio che vi posso dare e che vi dico di annotare nel vostro taccuino personale. Ora, un'altra cosa che c'è da sapere prima di passare alle rune, un discorso rapidissimo sulle rune, è che una volta arrivati al livello 31 di ciascuna torretta, sì, arrivate a una torretta di livello 31, quando andrete a livello 32, al 33, al 34, vi darà sempre gli stessi punti esperienza e non ogni volta di più come dal livello 1 al livello 31. Mi spiego meglio. Quando vado a maxare una torretta da livello 12 al livello 13 e da livello 13 al livello del 14, i punti esperienza che mi dà sono sempre di più, ok? Arrivati al 31, se passate dal 31 al 32, dal 32 al 33 e così via, vi darà sempre gli stessi punti di esperienza, ok? Quindi cosa significa questo? Che crescerete sempre più lentamente e ci vorrà comunque sempre più tempo per completare una fortificazione, un livellamento di una torretta. Quindi non vi preoccupate se arrivati poi a livelli alti, a livello 31, noterete un calo drastico della velocità di aumentare il vostro livello di gioco. Detto questo, passo alle rune, vi spiegherò proprio velocissimamente le rune, ma solo dedicato alla costruzione della base. Non entrerò nello specifico perché voglio fare un video proprio dedicato alle rune, perché merita una spiegazione più approfondita. Allora, i totem hanno delle posizioni vuote che vedete, in cui vanno piazzate delle rune. A cosa servono queste rune? Servono a potenziare le torrette di difesa e le produzioni di risorse. Ad esempio, questo totem qui che vedete protegge, che sta a capo di questo spicchio verde, questo rettangolo verde di gioco. Se ci vado a cliccare sopra Equip, vedete che io ho piazzato già due rune, e sono due rune di prova perché sono scarse. Le rune forti sono quelle epiche, quelle tutte in azzurro, ma poi ve lo spiegherò, vi ripeto, nel prossimo video. Ho messo una runa dedicata alla produzione di legna rara e una dedicata al cannone, il cannone frenetico comune. Perché? Perché in quello spicchio verde che vedete ho piazzato la produzione di legna, quindi quella runa mi aumenterà un pochettino in più la produzione di legna. E ho piazzato un cannone, quindi quel cannone frenetico comune mi aumenterà, seppur di pochissimo, quasi nulla, la potenza di attacco del cannone che vedete lì. Ragazzi, così via, anche gli altri totem. Qua ho messo gli arcieri, le balista, delle rune per la balista, quindi attacco al veleno, se non mi sbaglio, cioè aumento del danno al veleno, che le balista attaccano con attacchi velenosi. Sì, infatti, e ne ho messa anche una epica, lo stremo epico, dedicata alle balista. Ma perché l'ho piazzata proprio lì questa runa? Perché ho messo le balista nel quadrato verde. Non mettete rune che non ci affippano nulla, non c'entrano nulla con il vostro quadrato verde, perché le butterete, le sprecherete dove sarete costretti a rimuoverle, magari sprecando rubini oppure romperle e perderle definitivamente. Ok, l'ultimissima cosa che vi voglio dire è per quanto riguarda il discorso di fare i salotti monotematici. Se
se proprio dovete fare un isolotto monotematico, il mio consiglio è di fare solo ed esclusivamente quello elettrico, quello con le torri dell'elettricità. Magari ce ne fate 4 fortissime, da livello 20 e passa, io parlo sempre per il mio livello, ne fate 4 da 20 e ci piazzate in mezzo una bella torre della magia blu. Quella è l'unica che vi consiglio, che vi consiglierei di fare, se proprio volete farne una monotematica, perché quella butta giù davvero tanta energia ai draghi nemici che vi attaccano. Detto questo, è l'unico consiglio che diciamo di monotematica che vi do, concludo il video. Se vi è piaciuto, pollice in su, il tasto è sotto, non perdete praticamente nessun tempo. Io vi rimando al prossimo video e se nei commenti mi scrivete cosa volete che vi spieghi, sarò lieto di farlo, sia io che i miei compagni di team. Io vi saluto, da Aldorin è tutto, passate a trovarci, World Dragons, Ita e il nostro team. Ciao ragazzi, al prossimo video.